non è cambiato niente, perché sì, siamo per la prima volta andati in vantaggio, ci siamo fatti recuperare, abbiamo recuperato una partita che sembrava persa, e poi sembrava vinta quasi, perché credo che nei supplementari avevamo un po' il controllo della gara nonostante i 5 attaccanti che avevamo in campo, e questa dimostrazione comunque di un'organizzazione e soprattutto di un grande spirito dei miei ragazzi, di chi si è sacrificato sugli esterni, di chi si è sacrificato davanti. Purtroppo abbiamo preso il gol del 3 pari, su un rimpallo in area, su una serie di rimpalli in area, in una situazione dove, diciamo così, forse era il momento dove avevamo più sotto controllo la gara, durante il secondo tempo, forse il periodo che abbiamo fatto un po' più fatica, e abbiamo trovato il gol del pareggio alla fine su rigore. Alla fine credo che nell'arco della gara è un risultato che ci può stare, che si può andare ai rigori, purtroppo non ci sono stati favorevoli, loro li hanno calciati tutti veramente molto bene, anche noi insomma abbiamo fatto bene, purtroppo non abbiamo sbagliato. E per quanto riguarda della Giovanna invece, mister? Ah, della Giovanna ha avuto un problema muscolare a seguito della partita dell'altro giorno col Palermo. Grazie. Buonasera mister, le volevo chiedere, ora che la stagione è finita, può tracciare un bilancio di quelli che sono stati gli ultimi 10 mesi? È stata una stagione fantastica, perché l'ho detto ai ragazzi, vi dico quello che ho detto loro, che devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto, perché ad inizio stagione nessuno credeva in questa squadra, in questo gruppo, l'allenatore compreso. Non mi nascondo, cioè a un certo punto mi vergogno anche a dirlo, perché avevamo negli occhi forse una squadra forte come quella dell'anno scorso, e quindi ci sembrava questa sicuramente da un punto di vista di qualità un po' sotto quel livello. Però loro sono stati eccezionali, hanno fatto gruppo, un po' alla volta hanno seguito quello che gli chiedevo, il mio staff è stato sul pezzo tutto il tempo, abbiamo fatto diventare una stagione che poteva essere normale, l'abbiamo fatta diventare importante, l'abbiamo fatta diventare straordinaria. Noi ci abbiamo creduto e i ragazzi ci sono venuti dietro, sono cresciuti tanto, e da una squadra che magari non era al top l'abbiamo portata e siamo arrivati tutti assieme a fare le semifinali a Viareggio, a vincere una Coppa Italia e a uscire rigore in semifinale qua in finale di campionato.